I furgoni ancora in piazza San Giovanni a Ragusa, dove ieri hanno incontrato una famiglia che il giorno 17 novembre riceverà l'ufficiale giudiziario che dovrebbe seguire lo sfratto in un condominio IACP. Un caso, come ne esistono tanti altri, e che merita la giusta attenzione. Durante il sit-in, hanno affermato i furgoni, siamo stati avvicinati da altre famiglie con lo stesso problema. Abbiamo deciso che porteremo la questione all'attenzione delle istituzioni perché si trovi una soluzione che tenga conto in prima istanza delle famiglie. Abbiamo chiesto un incontro al prefetto e al sindaco perché si tenga conto delle famiglie e del momento che le stesse stanno vivendo. La famiglia Fidone, ad esempio, in preda alla disperazione, senza un tetto e con 3 figli, occupò un alloggio IACP. Adesso deve fare i conti con la giustizia, senza sapere dove andare a vivere, senza nessun aiuto da parte delle istituzioni. La giornata è stata l'occasione per i furgoni per avviare un nuovo corso con una proposta che sarà portata all'attenzione di tutti per imprimere una svolta al sud e che si sintetizza in 3 punti. Consolidamento del debito alle famiglie e alle imprese, eventuale stralcio, se i parametri se lo consentono, e ristrutturazione dello stesso nel medio-lungo periodo. Siamo qui stamattina con la famiglia Fidone e altre per assistere a questa vicenda paradossale. Stanno per essere buttati fuori dalle case non avendo un reddito. Come si farà? Non lo so. Lo chiederemo al prefetto e al sindaco. In ogni caso questa è una cosa che va estesa a tutte le altre famiglie e alle imprese, ciò che proporremo noi. Cioè dire proporremo la ristrutturazione del debito, prima di tutto, il consolidamento del debito, perché si devono dare 2 o 3 anni di preammortamento alle imprese e alle famiglie. Le rottamazioni farlocche fatte dal governo non hanno avuto alcun esito. Sono necessari degli strumenti per riprendere la nostra terra e dare slancio alla nostra economia. Quindi prima di tutto le imprese e le famiglie. Sono Fidone Bartolo, abito al Selvaggio, una casa degli ACP. Ultimamente sono venuti gli ACP a chiedere un tralcio di soldi che ci dobbiamo dare tutti gli abusivi, se no veniamo buttati fuori, come ben detto Marcello. Però noi chiediamo o al sindaco o al prefetto di un incontro con tutti noi per avere una soluzione. Non possiamo stare in mezzo alla strada dopo anni e anni che siamo dentro con dei bambini. Noi chiediamo soltanto questo. Questo è un invito a loro, al sindaco, al prefetto, perché loro rappresentano noi. Sennò non si sa dove dobbiamo andare. Se dobbiamo andare al comune, a dormire al comune, noi ci possiamo andare. Se no, dopodiché si vedrà cosa succede. Grazie a Marcello e a Mariano che mi hanno dato questa occasione oggi di essere qua, di fare questa protesta civile e tutto. La prossima volta spero che i ragazzi che sono con noi agli ACP delle case che sono abusive essere con me in questa protesta, ma sempre amicalmente con tutti. Poi si vedrà. Non si può andare avanti che ora il 17 novembre verranno e ti dicono guarda tu non paghi di essere fuori, non esiste completamente, perché le case comunali ci sono, le case di ACP ci sono, loro come ha detto Marcello può fare qualcosa di buono, il sindaco, il prefetto lo dobbiamo fare, se no uno perde la pazienza in tutto. Qui c'è una realtà dove non sai da dove iniziare, perché alla povertà abbiamo tolto il reddito di cittadinanza per certi motivi, giustamente, per certi motivi in maniera errata, perché ovviamente c'erano i furbi e abbiamo tolto la possibilità ai furbi ma abbiamo tolto però a tutti la possibilità di vivere tranquillamente. Ora qui c'è una situazione incresciosa con lo IACP, perché sono arrivati e stanno arrivando gli sfratti, perché lo IACP giustamente sta chiedendo il rientro di quelle che sono le somme che dovevano pagare gli affettuari e che non hanno pagato. Non hanno pagato però perché purtroppo il reddito è quello che è, diciamo che è il reddito di povertà, che proprio sta a pennello, perché quando prendi 400-700 euro al mese con una famiglia e 3 bambini non lo so se riesci forse a fare la spesa. Quindi pagare anche se poco, quel poco che è l'affitto per la casa, quel poco che è, non c'è. Ora stiamo facendo gli sfratti. E questo è un appello intanto allo IACP, per fare che cosa? Per buttare fuori e probabilmente pure lasciarle libere le case, per buttare fuori quello che non pagano e lasciare al destino, al loro destino gli appartamenti, perché poi alla fine succede anche questo, perché dovrebbero essere ristrutturati, ripuliti, insomma sistemati, e quindi vuol dire che questa è la politica dell'IACP. Non credo comunque che sia il momento di farlo per certi soggetti che probabilmente sono quelli più deboli di questa società. Primo. Secondo,
L'appello è al Comune. Il Comune, se può, dia una mano a questi signori. Ora, capisco tutto quello che si vuole, capisco che i comuni non hanno una lira, capisco che le difficoltà sono enormi, ma io domando, quando ci sono difficoltà perché non si parte dai più deboli? Io non sono né di sinistra né di destra, quindi tanto per capirci, perché non riesco a scegliere fra i due poli, ma il problema è da dove si parte, la povertà di questo paese, a chi la affidiamo? Alle strade, ai ponti? Ecco perché siamo qui, è un atto così, io quasi ho mollato questa vicenda degli sfratti, perché tra l'altro ne approfitto per dire che finalmente quella di Occhipinti, di Giorgio Occhipinti è passata e quindi la Cassazione ha dato ragione su tutti i punti al signor Occhipinti, tanto per dirlo e ricordarlo al Tribunale di Ragusa. Ma qui oggi c'è un'altra serie di sfratti che potrebbero essere davvero una vicenda incresciosa e una vicenda che non è, in un paese civile non credo che sia una vicenda da mettere in risalto. Quindi ecco perché dico al Comune un appello, all'assessore ai servizi sociali per una mano a questi signori, alla politica a vedere di trovare una soluzione, all'OIACP a riflettere su questi sfratti.